Dio, che schiava di Roma, Dio la creò. Si chiama, si gente alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Si chiama, siamo pronti alla morte, pronti alla morte, l'Italia chiamò. La storia d'Italia, la nostra storia, è una svolta. Politica come un merdaio, letamaio. Averne solo un'idea, basterebbe aprire bene le narici, annusare, una puzza da far vomitare. Io devo anche dimostrare ai figli, a mia madre, alla mia nonna, che vengo a Roma non solo per avere un amante. Probabilmente minorenne. Anche perché abbiamo le leggi. Ed ecco il puzzone. Dire le solite cazzate. Per noi la casa, la prima casa, è sacra. Le solite cazzate. Come è sacra la famiglia. Le solite cazzate. Aboliremo l'ICI. Le solite cazzate. Snellire tutte le procedure burocratiche. Le solite cazzate. Meno tasse regionali. Le solite cazzate. Una sanità più efficiente. Le solite cazzate. In questi 5 anni abbiamo lavorato duramente. Le solite cazzate. La forza di un sogno. Le solite cazzate. Lo stiamo facendo. Le solite cazzate. Cambiare l'Italia. Ho subito più di 2500 udienze. Lui è il sesso in persona. Che disprezzo. E la Stefania, dov'è l'altra? Dov'è la piccola? La piccola, l'unica. Vieni qua. Ecco qua. Probabilmente minorenni. Che disprezzo. Elencare una serie di queste merdate. Signor Schulz, la suggerirò per il ruolo di capo. Merdate. Ma e le donne dove sono? Le donne dove sono? Merdate. Si possono iscrivere anche le veline? Questa è la nostra filosofia. Si possono iscrivere? Probabilmente minorenni. Merdate. Fa stima dell'intelligenza degli italiani per pensare che ci siano in giro così tanti coglioni. Merdate. Che possono votare facendo il proprio disinteresse. Merdate. Berlusconi, sapete com'è? Sei un poveretto mentale, mi fai pena. Non meriti di vivere nella società. Il nostro sempre allegro premier. È giovane, è bello e anche abbronzato. Il nostro demente di battute se ne intende. Porco Dio! Ci ha rotto le palle. Porco Dio! Che disprezzo. Porco Dio! Che disprezzo. Ed ecco un'altra merdata. Abbiamo abolito l'ICI sulla prima casa, tenuto i conti pubblici in ordine, salvato milioni di posti di lavoro, ottenendo anche la fiducia dei mercati. Che disprezzo. Ora voleva dire che eri il numero uno, l'unico. Pronti alla morte, l'Italia grossa. Dobbiamo costruire insieme, per noi e per i nostri figli, un nuovo miracolo italiano. Scegliamo di andare avanti. Che gioco giochiamo?